Il personaggio più bello che io ho doppiato, e subito non ho avuto dubbi per la risposta, è Phoebe Waller-Bridge in Fleabag. Perché? Le motivazioni sono tante, ma principalmente perché quando ho recitato le battute di questo telefilm, che poi sono le sue battute, poiché Phoebe Waller-Bridge non è solo l'attrice protagonista della serie, ma anche autrice e credo anche nonché produttrice della serie, ecco. Quando ho pronunciato le sue parole, che poi erano a sua volta ovviamente adattate e tradotte in maniera egregia da Lorena Bertini, che è la direttrice di doppiaggio, che sicuramente voglio ringraziare, che ha reso possibile tutto ciò e mi ha diretta in maniera veramente egregia e sublime ed è riuscita a tirare fuori tante cose di me nascoste. Tornando a prima, recitando le parole di Phoebe Waller-Bridge mi sono sentita completamente coinvolta. Era come se queste parole, quelle cose le avessi scritte io. Ed è forse la prima volta che mi capita di recitare, di doppiare un personaggio che dice realmente ciò che penso. È stata una vera sorpresa. Sì, io rivedo nel personaggio di Fleabag, che fra l'altro non ha nome, quindi si chiama Fleabag, nonché Sacco di Pulci. Rivedo le sfaccettature dell'essere donna, dell'essere femmina, di me, delle mie amiche, tutte le donne che io conosco della mia vita hanno qualcosa che c'è anche nel carattere di questo personaggio. Questa è la grandezza di questo testo, che è a sua volta un testo teatrale. Lei ci visse il Fringe Festival, ad Edimburgo, era uno spettacolo teatrale, nasce come monologo e poi non era nessuno e poi da lì si è fatta un po' di soldini e ha conquistato il panorama londinese dei teatri e poi l'ha trasformato in una serie TV che ha venduto ad Amazon e poi lei ormai è diventata, forse lo saprai, ma una grande drammaturga, una grande attrice e famosissima ormai ovunque, ha vinto Emmy e vari premi per la miglior serie TV che con Fleabag. Poi lei ha fatto anche molte altre cose. Io l'ho doppiata da altri due o tre film, spero di poterla doppiare per sempre. L'aneddoto bello, beh, che io ho preso, sono andata a Londra per conoscerla. Biglietti ovviamente totalmente esauriti, poi alla fine, colpo di magia, si sono liberati i due ultimi biglietti, alla fine sono andata, sono riuscita a entrare, l'ho aspettata all'uscita, non mi facevano parlare con lei. Poi però grazie alla buttafuori dei personaggi fantastici che ho conosciuto lì nella fila per conoscerla, sono riuscita a conoscerla, a darle una mia lettera e a parlare con lei ed è stato veramente molto 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 emozionante. Che altro dire? Niente, ho pianto con lei, ho riso con lei, ma di gusto, ma per davvero, ecco, questo mi ha colpito. Io mi ci metto sempre con tutta me stessa, cerco di rendere mie le emozioni degli altri personaggi, però a volte si fa fatica, allora si richiede la tecnica in questo caso. In questo caso sì, ho dovuto accingere alla mia tecnica di doppiatrice, di attrice, ma c'era sempre di fondo una verità che io tenevo così, che non ho mai avuto così in mano e che sono riuscita ad esprimere così forte davanti a un microfono, perché, ripeto, era ciò che pensavo. E dall'altra parte, dietro al vetro, avevo una grande direttrice di doppiaggio, Lorena, che veramente mi ha permesso di esprimermi al meglio e mi ha aiutata. Mi ha aiutata anche perché a volte è difficile quando è troppo vicino a te stesso il personaggio, a volte è più difficile farlo perché ti devi mettere più a nudo e magari non venivano fuori delle cose. Lei è riuscita a tirarmele fuori e a rimettermi in carreggiata. Grazie mille, molto contenta di aver lasciato per te l'intervista e voglio assolutamente partecipare a questo tuo progetto per i non vedenti. Spero di essere stata abbastanza chiara. Mi ha fatto molto piacere, grazie per avermi contattata. Spero di conoscerti presto, te lo ribadisco, e grazie mille per il lavoro che fai. Un abbraccio ed è stato un piacere.